Il design e la qualità veneta si confermano anche sulla scena internazionale. A testimoniare questo successo è l'IF Design Award, uno dei premi più prestigiosi nel campo del design globale, che quest'anno ha visto trionfare un prodotto italiano. L'IF Design Award è organizzato annualmente da IF International Forum Design GmbH, l'organismo indipendente più antico al mondo nel campo del design, con sede ad Hannover. Quest'anno la giuria, composta da 132 esperti indipendenti provenienti da tutto il mondo, ha valutato quasi 11.000 candidature provenienti da 72 paesi. Il dispositivo premiato è AntiDolor Pro, un innovativo strumento per la magnetoterapia domiciliare, prodotto da Amel Medical Division in collaborazione con lo studio Nui Design di Padova e il laboratorio Innova Lab, spin-off dell'Università degli Studi di Padova. AntiDolor Pro ha trionfato nella disciplina Product e nella categoria Medicine Health grazie al suo concept innovativo che combina efficacia terapeutica, facilità d'uso ed eleganza del design. Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento, siamo stati premiati perché abbiamo saputo coniugare l'aspetto tecnico-terapeutico, quindi l'efficacia terapeutica, con quella che è l'aspetto per noi essenziale, cioè l'utilizzo per l'utente, mettendoci nei panni dell'utente e quindi pensando proprio come una persona comune possa e voglia trattarsi al meglio, e poi ricordandoci che siamo italiani. Italianità nel mondo significa design, quindi noi abbiamo coniugato in tutto questo anche un design sicuramente innovativo e che dia all'utente rassicurazione terapeutica. Quindi grazie a questi tre punti fondamentali, che gli ricordo: efficacia terapeutica, semplicità di utilizzo e design di prodotto, AntiDolor Pro si è aggiudicato il premio sulla categoria prodotti del medical device ed è un dispositivo di magnetoterapia altamente innovativo nel scenario di tutte le terapie fisiche di magnetoterapia domiciliare. La magnetoterapia è efficace nel caso di tutte le patologie che colpiscono l'apparato osteoarticolare tendineo, quindi per esempio artrosi, artriti, dolori da fibromialgia, dolori da ernie, edemi ossei, fratture, osteoporosi. In origine, quando questa terapia era fatta solo all'interno dei centri medici e negli ospedali, le patologie più trattate erano proprio quelle a carico delle ossa, quindi soprattutto le fratture. Poi, man mano che questa terapia si è spostata all'interno dell'uso domiciliare, si è visto, ma soprattutto si è potuta impiegare anche per quei dolori per i quali sicuramente magari uno non era ricoverato all'ospedale, ma che comunque compromettono tantissimo lo stile di vita di milioni di italiani. I vantaggi per l'utente sono tantissimi. Innanzitutto si può svolgere a casa perché è una terapia sicura, nel senso che non ha effetti collaterali negativi e ha delle controindicazioni limitate, esempio il pacemaker. Ma soprattutto il vantaggio principale in un mondo sempre più veloce è non dover prendere appuntamento da nessuna parte, non doversi spostare, cioè poter fare in modo che la terapia si adatti al mio stile di vita, ai miei impegni e alle mie patologie. Cosa significa? Se ho male oggi, io mi tratto oggi. Non devo chiedere nulla a nessuno perché ho il dispositivo a portata di mano e soprattutto ho tempestività di intervento, cioè soprattutto nei dolori osteoarticolari acuti. Se il male ce l'ho oggi, ma l'appuntamento per trattarmi questo dolore in un centro ce l'avrei fra 7 giorni, questo è un problema, perché in quei 7 giorni cosa faccio? Rimango con il dolore? Ma avere a casa questo dispositivo permette una tempestività di trattamento e già dalle prime applicazioni permette di avere un grande vantaggio terapeutico. Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, anche lì i vantaggi quali sono? Beh, innanzitutto avere una popolazione che sta meglio, che è più sana, vuol dire avere meno persone che entreranno all'interno del sistema sanitario nazionale, quindi ridurre il carico di magari visite specialistiche,
di trattamenti che devono essere fatti in convenzione proprio con il sistema sanitario nazionale. Il fatto che, esempio, trattare una artrosi in maniera preventiva, cioè fin dall'inizio con la magnetoterapia, potrebbe addirittura evitare magari l'intervento, perché non vado proprio a consumare del tutto la cartilagine, quindi è un vantaggio per il sistema sanitario nazionale, ma soprattutto, esempio, nell'osteoporosi, trattare una persona che soffre di osteoporosi potrebbe dire ridurre la probabilità che questa si fratturi e che quindi, esempio, si rompa il femore, entri in pronto soccorso, venga ricoverata con costi a carico di tutti. Quindi, per il sistema sanitario si traduce in minor costi per la collettività. Ma questo è dovuto al fatto che le persone trattandosi a casa stanno meglio. E attenzione, anche le persone risparmiano, perché alla fine avere un dispositivo a casa significa avere un dispositivo che mi permette di risparmiare, ma come piace dire a me, attenzione, la salute non ha prezzo. Quindi il fatto di stare bene, che valore ha? È un valore enorme, impagabile.